vai. Io faccio una cosa. Ciao a tutti ragazzi, come sempre un mega saluto da Eric e da tutto lo suo team. Allora, eccoci qui per un nuovo video in cui parleremo di Akimbo, Dual Wield, doppia pistola o in qualunque altro modo vogliate chiamarlo. Sì, lo so, già sto sentendo quelli più milsim e più realisti di voi che storcono il naso e stanno iniziando un solito video da bimbi minchia, correre con due pistole, Call of Duty merda, eccetera eccetera. Ma nonostante tutto, proviamo a dare un'occhiata e ad esaminare un po' questo stile di gioco e vediamo a che conclusioni possiamo arrivare. Partiamo innanzitutto dalla nascita di questa tecnica e in particolar modo da uno dei suoi vantaggi principali, almeno al momento della sua nascita. Il Dual Wield rinasce proprio agli albori delle armi da fuoco e delle pistole, nel periodo in cui per ricaricare un'arma d'avancarica o anche un normalissimo revolver ci voleva comunque il suo tempo. Avere pronta una seconda pistola permetteva di non restare completamente disarmati. Al giorno d'oggi, certo, con le armi automatiche e la loro ricarica rapida tramite caricatori, questo vantaggio è andato molto scemando, visto che una nuova pistola può venire ricaricata da una persona abile in questione di secondi. Non è comunque da sottovalutare il fatto che una volta scarica una pistola probabilmente resterà ancora qualche colpo nella pistola secondaria, e il che, nonostante la rapidità di ricaricamento di un'arma automatica sia innegabile, permetterà comunque di portarsi a riparo avendo in ogni caso ancora dei colpi disponibili per le emergenze. Un secondo vantaggio a cui si potrebbe pensare potrebbe essere quello del volume di fuoco. Infatti due armi si presuppone che sparino più colpi nello stesso tempo di una. Purtroppo però, nonostante faccia molto effetto lanciarsi in una stanza con due pistole e sparare all'impazzata, con i volumi di fuoco delle armi odierne, questo vale anche per l'airsoft, la differenza non è poi così ampia come si potrebbe pensare. Veniamo ora a vedere quello che invece è effettivamente un bel vantaggio e che in urbano ho veramente utilizzato spesso quando ho giocato con due pistole contemporaneamente, ovvero la capacità di coprire due angoli e due linee di tiro contemporaneamente. Non fraintendete, e ve lo dico da subito, scordatevi di fare dei tiri precisi, e infatti vedete che Joe al momento di sparare si è concentrato su un'arma sola. E vediamo anche quello che vi dicevo prima della possibilità di cambiare arma quando bisogna ricaricare. Comunque, parlavamo del coprire due angoli contemporaneamente. È molto utile durante le fasi di movimento, in quanto sparando si può fare copertura su, ad esempio entrando in una stanza, due porte contemporaneamente per far tenere giù la testa a due avversari, e con un po' di pratica si può effettivamente ingaggiare un'area di tiro molto più ampia rispetto a quella che si potrebbe coprire con un'arma sola. Purtroppo però, come vi dicevo, andate molto a inficiare sulla vostra precisione e dovete veramente scordarvi la possibilità di fare dei tiri precisi. Questo perché, proprio per come è fatto il cervello umano, specie in condizioni di adrenalina, è molto difficile concentrarsi su due fattori differenti, e questo è ancor più vero quando si deve mirare. Il più delle volte, infatti, e questo non solo quando parliamo di colpi mirati, è probabile che vi ritroverete ad utilizzare una pistola in una mano come arma dominante e l'altra sarà un mero orpello o delle munizioni d'emergenza, e anche quando la userete è difficile che potrà essere precisa. Un ulteriore svantaggio, purtroppo, è che nonostante abbiate il serbatoio d'emergenza di colpi in più di cui parlavamo, al momento di ricaricare avrete una mano già occupata, quindi dovrete in qualche modo rinfoderare la seconda pistola o appoggiarla e dopodiché ricaricare un'arma, sapendo che a breve dovrete farlo anche con la secondaria. Infatti questo è uno dei grossi problemi dell'andare in dual wield, che quando dovrete trovarvi a ricaricare perdete probabilmente parecchio tempo e avrete bisogno necessariamente di avere qualcuno a coprirvi o di essere belli lontani dai vostri avversari. Ma quindi, tirando un po' le somme, vale la pena di avere un'arma in più il cui unico vantaggio alla fin fine è quello di avere qualche colpo in più d'emergenza quando si scarica la primaria, ma avere, e questo è un altro svantaggio, del peso in più da portarsi dietro? La verità, mi spiace dirlo, è no.
Ed è questo il motivo per cui nei militari, nella polizia e nelle situazioni reali non vedete praticamente mai nessuno utilizzare questa tecnica. Questo perché con le armi odierne non ne vale veramente più la pena. Anzi, rischiano solo di essere un impaccio, favorire uno spreco maggiore di munizioni e rendere anche più vulnerabili sia in fase di ricarica che, non dimenticatelo, è anche più pericoloso perché si ha un minor controllo sull'arma secondaria, il che può portare a incidenti poco piacevoli quando si usano munizioni vere. Nell'airsoft, beh, anche nell'airsoft in realtà non è una cosa particolarmente vantaggiosa andare con due armi, ma bisogna dirlo, è veramente divertente e fa sicuramente il suo effetto. Il che, visto che alla fin fine noi stiamo giocando, può essere un grosso vantaggio di per sé. E questi in sostanza sono i miei pensieri sull'utilizzare due armi contemporaneamente. Io lo faccio spesso proprio per il fattore divertimento, anche se ormai ho effettivamente ridotto di molto. Comunque, da Eric un salutone, questo qua è tutto, mi raccomando metteteci una bella iscrizione, un pollicione in su che ci fa tanto piacere, commentate, fateci sapere se voi siete quelli della Kimbo oppure quelli che odiano queste tattiche di gioco considerandole pagliacciate. Un salutone, mi raccomando veniteci a trovare anche su Facebook e ci vediamo alla prossima.